Ciro, lo chiedo a te. Højlund potrebbe esserlo? Højlund potrebbe diventare un campione? Fa i 100 metri, ho sentito che fa i 100 metri in 11 secondi. Potrebbe diventare più top player e Højlund. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi analizzerò il giocatore dell'Atalanta Rasmus Højlund. Dopo aver visto questo video ti chiedo di lasciare un like se il video ti è piaciuto, di iscriverti al canale e di condividerlo sui tuoi profili social. Partiamo subito con qualche informazione utile. Højlund è una punta centrale di nazionalità danese, classe 2003, ruolo punta centrale, altezza 1,91 m, piede sinistro. Gioca nell'Atalanta, attualmente ha collezionato 18 presenze con 5 reti e 2 assist. È stato prelevato dallo Sturm Graz. Andiamo con l'analisi. Controllo di palla. Qui possiamo vedere uno stop di petto. Lo possiamo vedere anche da questa differente inquadratura. Proseguiamo sempre con la tecnica individuale, con il controllo di palla in conduzione. C'è un leggero tocco di destro per far scivolare la palla sul sinistro e calciare. Controllo di esterno sinistro. Controllo di interno destro. Interno sinistro. E tiro in porta. Conduzione palla. Dribbling. Uno contro uno in conduzione. Passaggio. Adesso passiamo al tiro, caratteristica fondamentale per gli attaccanti. Da notare che il calciatore, anche se è di piede sinistro, sa calciare molto bene anche con il destro. Questo è un esempio. Passiamo al colpo di testa, che sembra non essere il suo aspetto migliore. Passiamo alla tattica individuale. Qui c'è uno smarcamento in profondità. Anche qui smarcamento in profondità. Qui c'è un attacco alla profondità. Come possiamo vedere c'è una transizione positiva dell'Atalanta. Smarcamento in profondità. Attacco della profondità. Attacco della profondità.
In quest'altra azione invece possiamo osservare un taglio esterno. Parliamo sempre di tattica individuale e quindi di smarcamenti e movimenti senza palla. Anche qui c'è un taglio esterno, movimento ad aprirsi in ampiezza. Altra azione, sempre movimento ad aprirsi in ampiezza. Un taglio esterno. Movimento incontro, per ricevere corto o non ritrovarsi in fuorigioco. Ancora movimento incontro, stavolta per portarsi via il marcatore. Ancora movimento incontro, stavolta per ricevere palla. Adesso invece passiamo all'aspetto fisico. Come possiamo vedere, in questa azione c'è la rapidità per smarcarsi velocemente, la forza per aumentare la sua velocità e portarla al massimo, resistenza per mantenere elevata la sua velocità ed equilibrio per non cadere al contatto fisico con gli avversari. Forza per spingersi da fermo. Rapidità per attaccare la profondità nei giusti tempi. Agilità e coordinazione per calciare scivolata la palla. Passiamo agli aspetti mentali. Determinazione e tenacia per tentare la pressione sul portiere, anche quando è difficile rubare palla. Perspicacia per leggere l'azione e non ostacolare i compagni. Aggressività per cercare di rubare palla,